Tragedia andarsene a morte cerebrale per un 22enne, gravissima la 20enne che era con lui su una bicicletta a pedalata assistita con cui si sono scontrati contro una moto. Attesi per venerdì 196 migranti soccorsi, l'arrivo della Geo Barents, la nave della ONG o Medici Senza Frontiere, è atteso per la mattinata di venerdì al porto di Carrara. Si tratta del quarto sbarco nel porto apuano di una nave umanitaria. Saldi estivi, rivoluzione epocale. Le svendite partiranno giovedì con le novità introdotte nel nuovo decreto sollecitato dall'associazione di categoria, presi a riferimento i prezzi degli ultimi 30 giorni dei prodotti. Al via la Coppa Italia Under 20, da mercoledì Coppa Italia di Beach Soccer Under 20 a Catania. Il Viareggio debutta con il CR Lamezia che ha già sconfitto i bianconeri in campionato. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia, apertura dedicata purtroppo alla cronaca, a questa tragedia avvenuta nella mattinata in via dei Pescatori in Darsena. Un ragazzo di 22 anni è stata dichiarata la morte cerebrale, mentre la ragazza, la ventenne che era con lui, è in gravissime condizioni all'ospedale di Cisanello. Drammatico incidente nella tarda mattinata in via dei Pescatori in Darsena a Viareggio. Per un ragazzo di 22 anni, Leonardo Brown, è stata dichiarata la morte cerebrale, mentre una ventenne in gravissime condizioni all'ospedale di Cisanello. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale, che sta ricostruendo quanto accaduto anche grazie alle dichiarazioni dei tanti testimoni che hanno assistito alla scena. I due ragazzi erano a bordo di una bici scooter a pedalata assistita e stavano svoltando da via dei Pescatori a via Giorgetti, direzione mare, quando si sono scontrati violentemente contro una moto che proveniva da via dei Pescatori in senso opposto. L'allarme è stato dato dallo stesso Centauro, che si è immediatamente fermato per tentare di dare primi soccorsi ai due ragazzi che sono rimasti sull'asfalto privi di conoscenza. La centrale del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde, una della Croce Rossa e l'auto medica e ha allertato l'elisoccorso Pegaso 3, che è atterrato nell'eliporto di fronte all'ex piscina comunale. I due giovani sono stati trasportati entrambi con le ambulanze. Nello spiazzo di fronte all'eliporto i sanitari hanno impiegato parecchio tempo per stabilizzare due feriti in modo da consentirne lo spostamento. È stato poi deciso di trasportare la ragazza con l'elicottero, mentre il ragazzo è stato trasportato con l'ambulanza, anche lui a Cisanello, dove i medici però ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Cambiamo argomento, è attesa per venerdì mattinata l'arrivo della Geo Barents, che si sta dirigendo verso il porto di Marina di Carrara. La nave della ONG Medici Senza Frontiere viaggia con a bordo 196 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Per lo scalo carrarese si tratterà del quarto attracco di una nave umanitaria in pochi mesi. Veniamo adesso ai saldi estivi che partiranno giovedì con delle novità molto importanti. Al via giovedì la stagione dei saldi estivi, una stagione che quest'anno presenta una vera e propria rivoluzione. Intanto la data di partenza, che dall'usuale inizio domenicale viene spostata al giovedì, ma la novità epocale è rappresentata dalle regole inserite nel nuovo decreto. In pratica, per i ribassi, viene preso come prezzo di riferimento quello dell'articolo nei 30 giorni precedenti all'avvio dei saldi. Una misura richiesta da tempo da Confcommercio per eliminare la pratica dei saldi occulti fuori dal periodo assegnato, pratica usata spesso, soprattutto nel commercio online. Qualcuno faceva con le scamotage dell'occhio al prezzo, ultimo prezzo, ultima taglia, e quindi con un cartello grande identificava determinati articoli a un prezzo ribassato, che poi al momento dei salti questo prezzo veniva rialzato e poi riabbassato con una percentuale di sconto. Questo non si può più fare perché è pratica scorretta del commercio, ma vale soprattutto, la cosa cambio epocale, vale soprattutto per i siti web, che su queste cose ci giocano parecchio, specialmente le multinazionali che alzano e abbassano i prezzi quotidianamente, e in un momento come questo non lo possono fare, anche perché le sanzioni arrivano fino al 4% del fatturato dell'azienda. A Carrara la Camera di Commercio ha presentato il rapporto annuale sull'economia delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa.
Presso la sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest si è svolto un convegno per stilare il rapporto annuale sull'economia delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. A introdurre la presentazione e la successiva tavola rotonda con Sergio Chericoni, presidente Istituto di Studi e Ricerche, e Paola Ferretti, professoressa di economia degli intermediari finanziari, è stato il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Walter Tamburini. C'è stata una buona resilienza da parte delle imprese del nostro territorio, addirittura c'è stata una crescita importante per certi valori anche di più rispetto al 2019, che era l'anno prepandemico. Questo ci lascia ben sperare anche per il 2023, che dai primi dati, dalle prime proiezioni sembrerebbe addirittura migliore anche del 2022. Questo vuol dire che i nostri distretti d'eccellenza e il turismo, che è anche trasversale a tutto, stanno resistendo bene, i nostri imprenditori stanno resistendo bene, ci hanno creduto e va fatto un plauso a loro, perché i dati veramente sono incoraggianti. Elementi di estremo interesse per il 2022 sono i record segnati dalle due principali porte d'ingresso della Toscana Nord-Ovest, ovvero l'aeroporto di Pisa e il porto di Carrara. L'aeroporto, con 4,5 milioni di passeggeri movimentati nel 2022, diventa l'11° aeroporto in Italia per traffico passeggeri e il 7° per le merci. Lo Scalo Apuano ha addirittura fatto meglio, raggiungendo nel 2022 il suo record storico con 5,5 milioni di tonnellate di merci movimentate, ma in prima d'ora va superato i 3,5 milioni. L'evento è stata l'occasione per presentare anche i dati emersi dall'indagine Clima Impresa 2023, un sondaggio online che ha visto coinvolte le imprese, realizzato per verificare le dinamiche economiche, le sfide che le aziende devono affrontare e le tendenze emergenti. La Capannina di Forte dei Marmi ha ospitato domenica scorsa la 31esima edizione del concorso A Tavola sulla Spiaggia. Un evento gastromondano indimenticabile che ha deliziato i palati dei partecipanti presso una delle location più suggestive della costa versilese, la Capannina di Forte dei Marmi. La 31esima edizione di A Tavola sulla Spiaggia, l'acclamato evento gastronomico estivo organizzato domenica 2 luglio, ha regalato un'esperienza indimenticabile a tutti i presenti sotto l'abile direzione dell'organizzatore storico Gianni Mercatali. L'evento ha conquistato i partecipanti con una combinazione perfetta di eccellente cucina, atmosfera incantevole e ospitalità di prim'ordine. Gli autori siamo due, perché grande idea di questa cosa appartiene anche ad Ugo Tognazzi. Quando cominciamo addirittura nel 1985 a fare le gare di cucina sotto le tende, quando lui in quell'anno stava girando a Montecatini, Amici miei, atto terzo. Siamo un paese rurale l'Italia e deve rimanere quello se noi vogliamo mangiare. E l'esperienza gastronomica per me è un altro modo di condividere, di raccontarsi, perché noi italiani ci raccontiamo a tavola. L'incantevole scenario delle onde che lambiscono la spiaggia, il tramonto mozzafiato e l'aria salmastra hanno contribuito a creare un'atmosfera magica che ha reso la serata ancora più speciale. Occupiamoci adesso di arte, perché è stata inaugurata al bar Così com'è di via Machiavelli la prima personale di pittura di Silvia Cirri. Il suo talento per il colore e il grande pubblico lo ha conosciuto attraverso quei meravigliosi papaveri del carro Papaveri Rossi, con il quale i fratelli Cinquini vinsero il carnevale nel 2018. Adesso però Silvia Cirri ha deciso di mostrare una parte più intima della sua arte, lontana dalla goliardia dei corsi di carnevale e dalle creazioni gigantesche. E lo fa con la sua prima personale di pittura, Sensazioni a colori, ospitata fino al 14 luglio al bar Così com'è di via Machiavelli. Ringrazio Guido del bar Così com'è per avermi dato l'opportunità di esporre dei pezzi di cuore, perché questi sono i quadri che ho scelto, non sono stati a casa, ma sono quelli a cui tengo di più, che me li tengo in casa. Una passione, quella per la pittura, che accompagna Silvia sin da bambina e che affronta con l'estro che la contraddistingue da sempre. Pitturavo da bambina e mi piaceva, poi dopo cresci, fai altre cose, mi sono ritrovata a lavorare per il carnevale e quindi è stato un po' un insieme di cose, però io diciamo che ho iniziato ad usare i pennelli grazie al carnevale. Poi, siccome io mi annoio di tutto, allora ho detto via, ora basta mascheroni, faccio anche. Quindi finché dura fa avventura, io spero di non annoiarmi, perché è una terapia non indifferente pitturare, però
non giuro perché mi conosco, quindi come tutti gli artisti matti è così. Restiamo in tema di arte, ci spostiamo però a Pietrasanta, dove sono state inaugurate due nuove esposizioni, una nella Sala delle Grasce e un'altra nel San Leone. L'arte si unisce alla bellezza dei luoghi, trasformando Pietrasanta sempre di più in un paradiso artistico. Sabato, due suggestivi luoghi d'arte nel cuore della piccola Atene hanno aperto le loro porte a due straordinarie mostre. Le due collocazioni, Genesis, un viaggio nelle energie della natura, e Con altri occhi, ospitate in location suggestive, la Sala del Gran Leone in via Garibaldi e la Sala Grasce, hanno catturato l'attenzione dei visitatori offrendo loro un'esperienza indimenticabile all'incrocio tra cultura e bellezza. La prima mostra, intitolata Genesis, ha preso vita nella Sala del Gran Leone. La personale di Silvia Della Rocca, attraverso la composizione di elementi naturali come legni antichi, pietre e cristalli grezzi, avvolti da giochi di colori, luci ed ombre, ha creato una dimensione quasi onirica sospesa nel tempo e nello spazio, come ha sottolineato il sindaco Giovannetti al taglio del nastro. La seconda mostra del bresciano Stefano Bombardieri, nella Sala Grasce, dal titolo Danza e scultura dialogano con altri occhi, è organizzata dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Oblong Contemporary Gallery, in esposizione 12 opere in bronzo di medie e piccole dimensioni, dove elefanti, rinoceronti e balene con leggerezza accompagnano i visitatori tra finzione e realtà, incoraggiandoli ad osservare, ma anche a ragionare, sui temi ambientali di sopravvivenza delle varie specie. Durante il vernissage l'arte di Bombardieri ha dialogato con la danza grazie ad una delle invasioni itineranti del DAP Festival. Adesso chiudiamo con lo sport, il beach soccer, perché prenderà il via mercoledì a Catania la Coppa Italia Under 20. Dopo la qualificazione alla Final Four del campionato Under 20 di Beach Soccer che si disputerà al Beach Stadium Matteo Valenti a Viareggio, la formazione bianconera è al debutto per la Coppa Italia a Catania. Mercoledì c'è il debutto contro l'ICR Lamezia, che ha già sconfitto i bianconeri nella prima giornata della fase a gironi di questo campionato. Lo scorso 22 giugno finì 10-9 ai rigori per i calabresi dopo il 3-3 in partita. Il match si giocherà alle 16:30, così come quello di venerdì contro il Pisa, derby sempre molto sentito. Viareggio, Lamezia e Pisa sono inserite nel girone B a triangolare. Per andare in semifinale bisogna giudicarsi il raggruppamento e la squadra allenata da Daniele Cinquini e Michele Gemignani farà di tutto per centrare questo obiettivo. I punti di forza della formazione: Rombi, Santini, Remedi, Cosci, i giocatori anche che fanno parte del Viareggio Calcio, Lombardi e Tomei, oltre a Morbini, Belluomini, Fantinato, Moretti, Santucci e i giovanissimi debuttanti Bastillo e Diridone. Con questo si chiude la pagina dedicata a Viareggio alla Versilia del TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.